Presidente, buongiorno. Come sta? La capisco, mi ha arrangiato. Certo. E cosa vuole? Che dice la piazza? La piazza è sconcertata, guardi, perché qui non si capisce che cosa stia avvenendo. Anche perché, mi scusi, lei ha sospeso il PDL. Ma che vuol dire l'ha sospeso? Ho capito, ma se sospende in attività per poi riprenderla, lo vuole chiudere. Ho capito, però così è vero che lei è l'uomo delle decisioni improvvise, però sospendere sto PDL. E poi c'è sto fatto, Alfano che era entusiasta, si convergeva in modo imprescindibile verso Forza Italia e poi Forza Italia punto 2. E poi, al dunque, ha detto non vengo per non litigare. Ho capito. Presidente, ma lei non lo sa che la pagnotta tira più de... No, a me mi arrivano notizie... Notizie terribili, sembrerebbe che qui siano tanti, mi hanno fatto il nome di Giuseppe Esposito al Senato, Giuseppe Esposito, Massimo Cassano, Cardiello, Carraro, D'Alì, Aligata, Emilio Floris, Salvatore Sciasci, Andrea Mandelli, dice che sono 15, anche perché c'è il grande Scilipoti, il grande Scilipoti poteva mancare fra... certo, Scilipoti è Confindustriale, sta sempre con chi governa, è certo. E poi mi dicono anche Gasparri, ma è vero, anche Gasparri è fra i... Schifani. Tutto Schifani, ho capito. Vabbè, però scusi Presidente, lei ha ragione, dice, brutto, però anche questi, ma che razza di congiurati sono? Cioè, lì a Cesare, sì, la fine di Cesare, però a Cesare affondarono la lama, questi neanche affondano la lama, ma che fanno? Mi scusi, mi consenta, ma io da tempo immemore so che si stanno vendendo l'Italia. Anzi, mi arrivano notizie anche l'Ansaldo. Ma questo se ne parlava a Piazza Montecitorio con Gaetano Ferrieri dell'Ansaldo che i cinesi. Comunque, non mi scusi, Presidente, non mi ha, diciamo, risposto a quel mio interrogativo. Ho sospeso il PDL. Ecco, ma per riammetterlo accompagnato dai genitori, cioè, ma da chi? Con chi viene sto PDL per essere riammesso? E la preside chi è? Marina, ho capito. Però i congiurati lei li perdona. È proprio un sant'uomo, Presidente, è proprio un sant'uomo. E io le riferisco quello che sento qui sulla piazza, eh.
quel piccolo osservatorio dove arrivano le mie antenne, qualche telefonata, qualche cosa. Eh sì, guardi, a proposito, Presidente, mi è arrivato un file su queste intercettazioni. E guardi che la cosa qui si fa grossa, eh? Si fa grossissima, guardi. Io sinceramente non so se pubblicarlo perché la cosa potrebbe essere sconvolgente, sconvolgente. E le manderò. Guardi, io già avrei un articolo preparato, ma non so se renderlo pubblico perché sinceramente è veramente un peso, guardi, è un peso sulla coscienza. Lo so, lo so. Guardi, le mando un qualcosa in via riservata, però non so, questi catturano tutto con quel sistema, catturano tutto. Però guardi, a lei potrebbero fare un favore perché potrebbe, se come le dice ad Arcore si facevano soltanto feste eleganti, loro lo sanno e quindi potrebbero scagionarla. Certo. Tutto, tutto, i colloqui dei magistrati, tutto. Come un cinema. E troverò il sistema di farle avere qualcosa. Va bene, Presidente, ci sentiamo tutte le domeniche. Io la domenica la chiamo o mi chiama lei e l'aggiorno sugli umori della piazza. Mi stia bene, arrivederci.